Una ragazza di 15 anni è violentata da un amico appena conosciuto. È accaduto mercoledì sera in una viuzza del centro storico a Perugia. La giovane, una studentessa del liceo, adesso è ricoverata in ospedale con lesioni giudicate guaribili in 40 giorni. Lui è maggiorenne. La ragazza, secondo quanto emerge dalle testimonianze raccolte dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Perugia, si allontana con il giovane a bere qualcosa insieme e poi fanno una passeggiata nei vicoli del centro. Sull'Acropoli poche persone per via del maltempo, mercoledì era stata una giornata piovosa. La violenza sessuale sarebbe accaduta in via Bontempi, nei pressi di Piazza Dante, intorno alle 22, ma l'allarme è scattato intorno a mezzanotte. A quell'ora arriva l'ambulanza, la quindicenne dichiara di essere stata violentata e scatta la richiesta alle forze dell'ordine. La ragazzina viene sottoposta a visita ginecologica. In ospedale vengono svolti tutti gli accertamenti. La giovane, dai referti, non sembra abbia lesioni. Gli investigatori dell'arma, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini, ieri hanno raccolto la testimonianza della ragazza che è ancora ricoverata in ospedale in attesa delle dimissioni. La collaborazione anche La Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha firmato l'ordinanza numero 33 per il riavvio a decorrere da lunedì 15 giugno di attività attualmente sospese. A decorrere dal 15 giugno 2020, stabilisce l'articolo 1 dell'ordinanza, è consentito l'esercizio delle seguenti attività: circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli dal vivo, strutture termali e centri benessere, professioni della montagna, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nelle linee guida approvate dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. A decorrere dal 15 giugno 2020, in base all'ordinanza, sono consentite altresì tutte le attività ricomprese nelle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco e per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza da Covid-19, predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ancora un giorno senza positivi al Covid accertati in Umbria, 1.436 totali, dove rimane stabile 76 il dato dei deceduti. Un quadro che emerge dai dati diffusi dalla Regione sul suo sito: salgono invece a 1.328 i guariti, più 2, e scendono da 34 a 32 gli attualmente positivi. Calo da 13 a 11 dei pazienti ricoverati per il Covid negli ospedali, dove rimane un solo paziente in terapia intensiva, meno 1. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 956 tamponi, 80.190 in tutto. È stato di agitazione all'AST di Terni. A proclamarlo nella tarda serata di ieri sono state congiuntamente le segreterie territoriali dei metalmeccanici e l'RSU dello stabilimento nel corso di una riunione straordinaria convocata dopo l'incontro nel pomeriggio tra le stesse segreterie e l'amministratore delegato della società Massimiliano Burelli. Il manager, riferiscono i sindacati, ha riconfermato che ad oggi non ci sono trattative bilaterali per la vendita del sito e che la procedura si aprirà con l'avvio del nuovo anno economico. L'amministratore delegato ha inoltre dichiarato che per il momento ci sono 4 manifestazioni informali di interesse: Marcegaglia, Arvedi, i due soggetti che si sono rivolti direttamente alla holding e di cui ha voluto mantenere riservatezza. Questa è un po', tra virgolette. La decisione della divisione passeggeri regionale Umbria di Trenitalia di togliere alcuni treni e limitare le tratte di altri. Oltre a questo c'è la volontà manifestata dalla DPR Umbria di indirizzare la futura offerta commerciale più a contesti regionali che interregionali. Il mancato rispetto di accordi relativi agli orari di lavoro, le persistenti difficoltà relative alla refezione di tutto il personale mobile. Che cosa è successo oggi qua e quali sono le vostre rivendicazioni e soprattutto gli elementi di difficoltà che vi ha introdotto questo tipo di decisione? Allora, le organizzazioni sindacali oggi stanno facendo questa conferenza stampa per portare alla luce i tagli che sono stati messi in atto per questa estate e la paura e la preoccupazione che questi tagli coinvolgeranno sia il versante del pendolarismo, il versante turistico,
i lavoratori e tutto quello che è uno sviluppo per l'Umbria. E il taglio dei trasporti in una regione già fortemente isolata può portare preoccupanti ripercussioni sul settore economico di tutta la regione e di tutti i settori. Oggi con il DPCM si prevede un distanziamento delle persone nei luoghi pubblici, nei mezzi pubblici. Tagliare i mezzi pubblici significa mettere a rischio anche o comunque far sì che le persone non raggiungano l'Umbria o non possano uscirne. Le segreterie umbre dei sindacati del settore trasporti hanno fortemente criticato la scelta di Regione Trenitalia di tagliare alcuni collegamenti su Roma e Firenze e pertanto deciso di aprire le procedure di raffreddamento con Trenitalia. Tali scelte, dicono, si ripercuoteranno negativamente in termini di volume e qualità dei turni dei dipendenti coinvolti. Le novità introdotte nel prossimo cambio orario determineranno inoltre un limite ancora più pronunciato per i residenti umbri di potersi spostare nelle regioni limitrofe e accedere alla linea alta velocità. Quale rischio si corre? Il rischio è quello di aumentare i tempi di percorrenza dei viaggiatori per l'attesa di treni con cambio a Orte o comunque con l'attesa del treno che non è più un cadenzato di 2 ore o di 1 ora, ma si rischia di attendere 4 ore se vengono tagliati i treni da Firenze. Quindi la questione è che il viaggiatore, chi usufruisce del treno e ha la possibilità da Milano di raggiungere Firenze in 1 ora e mezza, rischia poi per raggiungere Assisi di aspettare più del dovuto, già oggi 2 ore e mezza di percorrenza. Sono conseguenze negative che si avranno per i pendolari, i lavoratori del settore e i comuni, i cittadini umbri che vorranno utilizzare il treno per spostarsi in altre regioni. Tutto ciò in una fase in cui l'Italia deve ripartire dopo il lockdown. Una sorta di calvario per quello che è il chi prende il treno. Insomma. È un rischio, è questo, appunto ci appelliamo all'assessore e chiediamo di rivedere le politiche. Young Jazz con il suo festival musicale Foligno è tra i 7 nuovi soci di Jazz Italian Platform, JIPE. Dopo Umbria Jazz, Perugia Orvieto e Visioni Musica Terni, un altro festival umbro che da 15 anni ormai mette al centro jazz nuova generazione e per le nuove generazioni è quindi entrato a far parte della piattaforma. L'associazione, dopo oltre un anno di vita, ha infatti deciso di aprire a nuove iscrizioni, consapevole che il momento della musica e del jazz in particolare è estremamente delicato e che c'è la necessità di trovare idee comuni e strategie per muoversi non solo nel rapporto con le istituzioni, che si spera siano pronte a confrontarsi con l'intero panorama esistente del jazz, ma anche nell'individuare soluzioni per uscire dalla crisi. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia porterà maltempo a carattere diffuso su diversi settori. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per sabato 13 giugno. Al mattino tempo instabile al nord-ovest e sulla Sardegna con piogge o temporali sparsi, più asciutto altrove. Al pomeriggio forte peggioramento al centro-nord, con fenomeni anche a carattere temporalesco. In serata e nottata cieli nuvolosi o molto nuvolosi sulle regioni centrali, con precipitazioni anche di forte intensità, più asciutto nel sud peninsulare. Temperature minime e massime attese in generale aumento. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate come sempre sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.